Buongiorno agli ascoltatori, da Fabio Sebastiani in studio per il consueto appuntamento con l'informazione. Diamo un'occhiata alle notizie del nostro GR, cominciando con gli esteri. Le temperature nell'Artide sono 20 gradi più elevate rispetto alla media. Rispetto alla media annuale, con gravi conseguenze per lo scioglimento dei ghiacci e l'innalzamento del livello delle acque. La comunità scientifica mondiale lancia da anni messaggi per fermare questa situazione, ma l'interesse dei governi ad agire è limitato per questioni economiche e di interesse politico. Tra le proposte di intervento, l'ultima in ordine temporale sembra davvero fantascientifica. Il fisico Stephen Dash e i suoi colleghi dell'Arizona State University vogliono cercare di ricongelare l'Artide, la regione che circonda il Polo Nord. In una nuova ricerca pubblicata sulla rivista scientifica Earth Future, i ricercatori mostrano che 10 milioni di pompe alimentate con la forza del vento potrebbero sparare fino a un metro di ghiaccio in più sullo strato già presente, che si sta appunto sciogliendo, per intrappolare quindi e abbassare il grado, la temperatura dell'Artide. Cambiamo argomento e parliamo della Colombia. Il processo di pace nell'accordo siglato a Cuba tra il governo colombiano e le FARC, sono circa 7.000 ad oggi i guerriglieri che hanno consegnato le armi all'esercito e iniziato il passaggio alla vita civile sotto l'attento controllo dell'ONU. Per quanto riguarda i bambini guerriglieri, le stesse FARC hanno fatto sapere di aver segnalato più di 50 nominativi di giovani da reintegrare nella vita civile. Sul fronte invece dell'ELN, Esercito di Liberazione Nazionale, l'altra frazione appunto della guerriglia colombiana, ieri si è insediato ufficialmente a Quito, l'Ecuador, il tavolo di negoziazione tra il governo colombiano e i capi della seconda fazione guerrigliere, che si prospettano però lunghi e particolari per le richieste differenti rispetto alle FARC che ha avanzato l'ELN. Le intenzioni d'altronde sono ben chiare nelle parole dei due capi negoziatori. Il rappresentante del governo Juan Camilo Restrepo ha detto: speriamo che l'ELN comprenda il valore di questo tempo di pace, difficilmente si tornerà indietro. Chiara la risposta di Bapo Beltrán, capo della delegazione per la pace dell'ELN: non siamo arrivati al tavolo per chiedere una rivoluzione per decreto, ma per sintetizzare dei cambi. Intanto un recente sondaggio vede circa il 61,2% dei colombiani poco convinti che si arriverà ad un accordo con l'Esercito di Liberazione Nazionale, perché pensa che la guerriglia non abbia una seria intenzione di concluderlo. Ed ora torniamo in Europa, perché ieri il Parlamento europeo ha approvato il CETA, l'accordo di libero scambio, l'accordo commerciale di libero scambio tra il Canada e l'Europa. Appunto, la campagna Stop TTIP denuncia, ad esempio, che nonostante le smentite della Commissione europea, il rischio di ingresso di OGM e pesticidi vietati è possibile, perché i criteri e le linee guida che devono valutare l'equivalenza di un prodotto nel CETA non ci sono, ma saranno concordate in un secondo tempo. Si rischia insomma la deregolamentazione. Ieri è stato ripetuto a gran voce da molte organizzazioni non governative e associazioni di cittadini che sono andati sotto il Parlamento europeo a protestare. Oggi è stata scritta una pagina oscura per la democrazia in Europa, ma non è tutto compromesso, ha detto Monica Di Sisto, portavoce della campagna Stop TTIP Italia. Il TTIP, lo ricordiamo, è l'altro trattato, quello con gli Stati Uniti, che ancora non è stato concluso. La battaglia della società civile, ha aggiunto Di Sisto, si sposta adesso a livello nazionale. Monitoreremo gli impatti dell'accordo, dimostrando che avevamo ragione a criticarne la struttura, e spingeremo il Parlamento italiano a bloccare questo trattato dannoso per i nostri cittadini e lavoratori. I parlamentari europei, ha aggiunto Di Sisto, in particolare socialdemocratici e popolari, hanno abdicato al loro ruolo di garanti dei diritti e dell'ambiente, ma in Italia un simile atteggiamento non sarà tollerato. Le urne sono vicine, ha ricordato Monica Di Sisto, e gli elettori faranno pesare questa scelta sconsiderata ai partiti che li hanno delusi in Europa. Tra i soggetti contrari alla ratifica c'è anche la CGIL, che tramite una lettera firmata dal segretario generale Susanna Camusso aveva chiesto ai parlamentari europei di votare no
E Fausto Durante ha ribadito le ragioni di questo no. La prima, ha detto Durante, riguarda il possibile impatto dell'accordo commerciale sulla nostra agricoltura, sulla qualità dei cibi, sulla salubrità del processo che porta sulle nostre tavole prodotti canadesi. In Europa abbiamo degli standard innegabilmente più avanzati, più rispettosi dei diritti alla salute e al principio di precauzione che non esistono nel mondo americano e canadese. Su questo argomento, cioè la posizione della CGIL a proposito del CETA, più tardi, intorno alle 10.40, Radio Rete Vicole vi trasmetterà un approfondimento. E passiamo alle notizie di politica interna, perché il Consiglio dei Ministri fissato per domani dovrebbe varare la riforma del pubblico impiego della ministra Madia. La CGIL chiede la continuazione del confronto e l'avvio concreto della fase dei rinnovi contrattuali. Intanto, per questa mattina in programma a Roma una conferenza stampa congiunta del ministro del lavoro Giuliano Pretti e del presidente della regione Lazio Zingaretti sui licenziamenti di Almaviva. Intanto l'allarme INPS, poi sentiremo dopo nella rassegna stampa, che per la prima volta registra un bilancio in rosso. Nessun problema per il presidente Tito Boeri, garantisce lo Stato, ha detto. Intanto del governo però è scontro sulle privatizzazioni. Sempre per rimanere nel campo sindacale, i lavoratori di tutti e tre gli stabilimenti dei gruppi FCA, quindi Fiat, CNH, i macchine Movimento Terra, sempre di Marchionne, hanno deciso di rispondere con lo sciopero alla decisione aziendale di non erogare il premio di risultato. Venerdì scorso 10 febbraio sono stati tra l'80 e il 90%, secondo quanto scrive la Fiomme in un comunicato, gli operai sul totale delle lavoratrici e dei lavoratori degli stabilimenti Iveco Mezzi Speciali di Brescia e CNHI Astra di Piacenza, che hanno deciso appunto di fermarsi per rivendicare quanto gli spetta. Oggi sarà la volta della FCA Texid di Carmagnola, che si fermerà perché appunto ritiene incomprensibile l'essere stati esclusi dall'erogazione del premio. Lo sciopero, spiega Michele De Palma, responsabile automotive, quindi il settore delle automobili della Fiom Nazionale, è stato deciso nell'assemblea di stabilimento. È inaccettabile che per responsabilità altrui siano i lavoratori a pagare, essendo esclusi dalle erogazioni del premio aziendale. La Fiom, continua De Palma, ha più volte ribadito che i parametri individuati negli accordi sottoscritti dalle altre organizzazioni sindacali usati per il riconoscimento dei premi aziendali non tengono conto degli aspetti produttivi legati alla professionalità. In questo modo i lavoratori non vedono riconosciuti i propri sforzi, ma pagano per un sistema premiante unilaterale deciso unicamente appunto dall'azienda. E siamo all'ultima notizia, che riguardano i test animali, i test medici appunto sugli animali. Ci saranno ancora 3 anni di proroga. C'è la protesta della LAV che dice sono troppi e lancia un appello ai senatori della Commissione Affari Costituzionali affinché respingano la proroga di altri 5 anni ai test animali su alcol, fumo e droga. E questa appunto la richiesta della LAV, la Lega Antivivisezione, che è stata espressa alla vigilia della votazione che si è svolta il 1 febbraio, dell'emendamento che proroga di altri 5 anni i test sugli animali per queste sostanze. L'appello era chiaro: chiediamo di rispettare l'entrata in vigore del decreto legislativo del 2014, numero 26, che vieta la sperimentazione animale di fumo, dell'alcol e delle droghe, di votare contro l'emendamento De Biasi ed altri che proroga lo stop ai test sulle sostanze d'abuso fino al 2021. Gli animali sottoposti ai test, dicono appunto dalla Lega Antivivisezione, e fumano per esempio l'equivalente di 266 sigarette al giorno, subiscono iniezioni o inalano i vapori dell'alcol immobili per ore e anche per giorni. Questo, nonostante i risultati ottenuti, possono risultare fuorvianti, soprattutto in un campo così complesso come la dipendenza da sostanze nocive, che ha chiari risvolti sociologici e psicologici, non riproducibili in un topo chiuso in una gabbia di laboratorio. Purtroppo l'esito della votazione è stato a favore dell'emendamento, sebbene la proroga prevista sarà di 3 anni invece che di 5. Bene, è tutto per il momento. Questo è il nostro giornale radio. Noi ci sentiamo tra pochi minuti, dopo la sigla e una breve pausa musicale. A più tardi.
Nuovo in studio dopo il nostro giornale radio e andiamo verso la rassegna stampa. Prima però una scheda sulla programmazione della giornata. Alle 11 abbiamo Raniero Casini, segretario del Sinagi della Toscana, quindi che commenterà l'intervento di